L'endometriosi è una malattia che comporta una continua sfida dal punto di vista culturale. L'aspetto psicologico e l'aspetto di supporto è un aspetto fondamentale. Tutto il personale che lavora in un centro di riferimento per l'endometriosi può avere i migliori specialisti del mondo da un punto di vista tecnico, ma ha già perso in partenza se non ha delle figure che siano empatiche, delle figure cioè in grado di prendere per mano la paziente e riuscire a parlare un esperanto comune, un linguaggio che sia condiviso e comune, ma soprattutto che dia sempre l'impressione reale della presa in carico, ossia del fatto, come dicono gli anglosassoni, I care, cioè mi importa, non è soltanto mi prendo carico. Dal momento esatto in cui compaiono dei sintomi patologici, al momento in cui una giovane donna si sente pronunciare per la prima volta la parola endometriosi, all'incirca passano 7-10 anni. Decisamente una buona responsabilità è legata a dei fattori che sono culturali, cioè si stima che circa la metà di questi anni di ritardo avvengano all'interno del nucleo familiare. Non sempre si indirizza subito la paziente lungo il binario giusto. La cosa più comune per una ragazza giovane che ha dolore è quella di rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al proprio pediatra, che normalmente è di fatto il medico di medicina generale di molte ragazze fino al loro 18° anno di età. Ecco, questi medici molto spesso non hanno la conoscenza così approfondita dei risvolti sintomatologici che la endometriosi può avere e sono portati a minimizzare la sintomatologia oppure a fuorviare il percorso diagnostico di queste giovani donne. Per quello che riguarda l'endometriosi nello specifico, questo è un centro famoso in tutto il mondo per le tecniche di chirurgia nerve sparing, ossia tecniche che sono finalizzate a mantenere e garantire un'adeguata radicalità chirurgica, nello stesso tempo risparmiando il maggior numero di fibre nervose possibili presenti nella pelvi che modulano le funzioni pelviche. Questa chirurgia prende proprio il nome di Negrar Method, perché Negrar è il posto dove appunto questo ospedale è collocato. La chirurgia ottimale è quella chirurgia che non ha mai luogo, perché tutte le strategie messe in atto portano a far sì che quella paziente non debba magari venire operata. La strategia che già in alcune regioni si sta cominciando ad attuare è quella di identificare dei percorsi diagnostico-terapeutici che sappiano indirizzare le pazienti ai cosiddetti centri di riferimento. Ancora non ci sono, perlomeno a livello italiano, degli indicatori che possono identificare i centri di riferimento, se non quelli che sono i riconoscimenti regionali che vengono fatti dalle regioni a determinati centri. Sicuramente in Italia ci sono centri molto virtuosi che lavorano seguendo gli stessi criteri di inquadramento diagnostico, di inquadramento medico e le strategie terapeutiche sono piuttosto condivise. Standard di trattamento chirurgico diventano un elemento molto complesso, perché la chirurgia dell'endometriosi è una chirurgia molto complessa e nei centri di riferimento è una chirurgia che si riscontra e si dedica ai casi dove la malattia è molto avanzata, quindi malattie che infiltrano organi che non sono più solo l'utero o le ovaie, ma anche visceri come l'intestino, la vescica, gli ureteri, il diaframma, e di conseguenza c'è la necessità di creare gruppi multidisciplinari e interdisciplinari, devono essere le gestioni di questi casi clinici, in cui vengono condivise le competenze e le strategie di trattamento, comprese anche le strategie di trattamento di eventuali complicanze chirurgiche, perché queste chirurgie sono chirurgie molto dure, molto aggressive e che sono gravate anche di alti livelli di complicanze.
L'unica maniera per evitare o ridurre al massimo le complicanze è evitare o ridurre al massimo le chirurgie. E l'unica maniera per ridurre al massimo le chirurgie è la diagnosi precoce. E l'unica maniera per una diagnosi precoce è sicuramente avere una cultura diffusa in modo capillare, che deve andare a trasmettersi necessariamente ai medici di famiglia, ai pediatri, e che debba a sua volta anche essere trasmessa ai ginecologi, quelli ambulatoriali, quelli consultoriali, anche quelli ospedalieri, che non sempre hanno i cosiddetti tool diagnostici, cioè quegli strumenti di conoscenza così adeguati per riuscire a percepire la presenza di questa malattia sempre. Cioè, in alcuni casi queste diagnosi sono particolarmente complesse e richiedono sicuramente una grande conoscenza della malattia.